Benvenuti. Qualcuno stamattina mi ha chiesto se questo titolo non sia anacronistico. Archeologia, un progetto per la pace, la Siria. Se non è un assurdo, si può parlare di un progetto di pace oggi per la Siria? Perché qui non siamo a Ginevra, non siamo alle Nazioni Unite, non siamo in grado di negoziare accordi, né possiamo offrire garanzie a chi si combatte. Abbiamo però una certezza che è il frutto di tanti anni della nostra storia e della storia del meeting, di questo meeting. La pace è un cammino di educazione, di conoscenza, di incontro. Un cammino che può essere lungo, ma anche breve. Non è il tempo importante, importante è da che cosa inizia. E il cammino della pace inizia da un evento, da un punto. La scoperta che l'altro è un bene per me. Tu sei un bene per me. Se accade qualcosa ora, se ora, in questo istante, posso dire che l'altro, che tu sei un bene per me, la pace diventa possibile. Altrimenti rimaniamo e rimarremo schiavi dell'eterna partita tra torti e ragioni, tra ingiustizie subite e ingiustizie inferte. Desidero che accada qualcosa ora tra noi, tra me e te. Cioè desidero incontrarti, desidero condividere, scoprire insieme quel che abbiamo in comune. Abbandonarsi a questo desiderio non è più semplice, non è più vero, non è più umano che combattersi. L'archeologia si dice un tesoro, è un patrimonio culturale. L'espressione però dobbiamo un po' renderla più viva, più vicina a noi, perché sa un po' di cose da conservare in una teca sotto vetro. Ma come ogni espressione del bisogno dell'uomo di cercare e cercare sempre, l'archeologia, più che un patrimonio culturale, è certamente un patrimonio culturale, è un patrimonio umano. È una risorsa di oggi. Accende il desiderio di incontrare l'altro, l'altro che è stato e l'altro che è, l'altro di ieri e l'altro di oggi. Cosa c'è dietro di noi? Cosa c'è dentro di noi? Da dove veniamo? Cosa abbiamo in comune? Ecco perché possiamo permetterci questo titolo apparentemente anacronistico e sentiremo il perché, le ragioni profonde di questa cosa da due straordinarie figure di studiosi che vorrei presentarvi e ringraziare tantissimo. Il professor Paolo Mattie, che è alla destra di questo palco. Dicevo prima al professore che da giovane leggevo queste cronache, questi racconti meravigliosi di Ebla, di queste scoperte che hanno cambiato molta della percezione del nostro mondo, della nostra contemporaneità, cambiando la percezione della nostra storia. E quindi dicevo, quando tanti giornali si occupavano di cose un po' più sostanziali, erano interessantissime queste letture. Oggi è molto più difficile leggere queste avventure della ricerca dell'uomo, però l'abbiamo qui con noi e lo ringrazio tanto, anche perché avevo sempre, leggendo queste cose, coltivavo il sogno di poterlo incontrare di persona, ed eccolo qui con noi e lo ringrazio a nome di tutti. Giorgio Buccellati, possiamo dire che è un abitué. È un abitué del meeting e, come il professor Mattia, il professor Buccellati ha speso decenni, una vita, e spende la vita per il lavoro attorno a questa, in particolare a questa città di Urkesh, ma poi ci sono molti altri progetti, molti altri lavori che ha effettuato in questi anni, poi ne parleremo meglio. Era per introdurci un po' in questo incontro, in questo titolo. E qui sul palco ancora con me
Vorrei presentarvi e vorrei ringraziare per la sua presenza, perché arrivare dalla Siria e da Homs, come sentiremo anche con altri nostri amici siriani che sono qui oggi, non è facile. Bisogna proprio desiderare di venire qua per poter superare il confine, che non è solo un confine, non è più soltanto un confine geografico, ma è un confine di vita, è un confine che spesso separa la vita e la morte. Ed è qui con noi padre Ziad Hilal. Egli, che è gesuita, vive a Homs ed è direttore del Jesuit Refugee Service. Qualcuno ricorderà che lo scorso anno avevamo qui con noi padre Nauras, sempre del Jesuit Refugee Service della Siria. Poi ci racconterà, perché un po' la sua vita, la sua opera, incarna il titolo del meeting, e cioè che il destino non lascia solo l'uomo, si può sempre contare su una compagnia, su uno sguardo amico, c'è sempre una luce che brilla nell'oscurità. Questo nostro incontro di oggi è un po' articolato, vi preparo, perché abbiamo lingue diverse, arabo, francese, italiano, abbiamo video, è un po' spumeggiante, è un po' meno lineare rispetto ai normali incontri di tavole rotonde, perciò ci aiuteremo insieme a seguire le varie voci, dà un po' il senso del caleidoscopio di questa nostra giornata, di questa ora che passeremo assieme. Allora, per cominciare vorrei presentare, poi li sentiremo parlare anche, i nostri amici che allo stesso modo vengono dalla Siria, che sono qui davanti in prima fila, sono studiosi, dirigono progetti e realtà locali delle antichità siriane. Poi sentiremo parlare il dottor Alolo in rappresentanza di questo gruppo di studiosi che a loro volta hanno fatto un viaggio molto turbolento e molto complicato per arrivare qui con noi, ma li presenteremo tra pochi minuti. Ora, in questo incontro, che come ho detto sarà un po' vario, toccheremo e avremo diversi linguaggi che si incontrano, la partenza è affidata a Monsignor Zenari, che è nunzio della Santa Sede a Damasco, non è potuto essere qui con noi, ma con una breve testimonianza filmata che adesso vedremo ci dà un po' l'introduzione, anche un po' il senso di questo incontro e come avvicinarci a questo tema. Allora, come si dice nei telegiornali, prego la regia di mandare in onda il filmato. Eccellenza, lei è nunzio a Damasco dal 2009, cioè da 2 anni prima che scoppiassero le ribellioni contro il presidente Assad, che poi si sono trasformate in guerra. Cosa voleva dire essere presenza prima della guerra e cosa vuol dire esserlo oggi nella guerra? C'è ancora una possibilità per i cristiani di essere presenza e testimonianza nel dramma della quotidianità? Dunque, la Siria è un mosaico di gruppi etnico-religiosi, e un mosaico che ha tenuto abbastanza bene, direi, e ancora in certo qual modo tiene, e sarebbe augurabile fare tutto il possibile affinché tenga. E ciascun gruppo aveva anche il suo ruolo, e un ruolo particolare l'aveva il gruppo, la comunità cristiana, che era stimata e che è ancora stimata, apprezzata, perché tutti sanno, chi ha studiato un po' di storia, i siriani conoscono bene che i cristiani sono lì da 2000 anni, sono lì 6 secoli prima dell'Islam, sono arabi. È notevole l'apporto, ad esempio, che hanno dato nella Renaissance araba, nel campo della letteratura, nel campo delle arti, e direi anche fino a qualche decennio fa, quando c'era la libertà e quello spazio maggiore anche per loro in campo politico, anche in campo politico. E naturalmente ora, con questo conflitto, le cose sono cambiate un po' per tutti questi gruppi, vari gruppi etnico-religiosi. E però devo dire che
la presenza dei cristiani è ancora molto apprezzata, molto stimata, e più di una volta ho incontrato dei capi musulmani, capi tribù musulmani, addirittura sono venuti a trovarmi in nunziatura, mi hanno espresso il loro rammarico nel vedere queste degenerazioni, loro dicono, dell'Islam, di questi ultra radicali, e dicono no, questo non è l'Islam che noi pensiamo, e ci dispiace enormemente che alcuni dei nostri amici cristiani così siano quasi obbligati a partire, ci dispiace moltissimo. Quindi io ripeto spesso, ecco, dobbiamo aiutare i cristiani a rimanere, perché sono un arricchimento della società, e questo lo riconosce, lo ha detto più volte anche il presidente Assad, questo lo ha detto nella regione anche il re di Giordania. Ecco, senza la presenza dei cristiani, ecco, queste società rischierebbero di divenire più povere sotto l'aspetto culturale, ecco, e sociale. E io direi la missione dei cristiani, soprattutto in questo momento, ma lo era anche prima, è quella di essere ponte, e soprattutto in questo momento di crisi. Già avevano questa funzione, come io ho visto visitando le varie comunità sperse un po' dappertutto, e constatavo come i villaggi misti, dove c'erano nello stesso villaggio cristiani e sunniti, cristiani e alawiti, cristiani e drusi, erano villaggi che vivevano in armonia, perché dicevano loro stessi, i musulmani, i drusi, dicevano i cristiani, con loro si può vivere in pace, si può vivere in armonia, non sono fanatici, ecco, sono tolleranti, sono aperti. Eccellenza, oggi in Siria è a rischio anche l'intero patrimonio artistico e culturale. E l'esempio più eclatante è la distruzione di Malula, ma sono molti i posti che sono stati distrutti durante questa guerra. Sappiamo che distruggere la memoria è uno dei delitti più gravi e sicuramente più intollerabili. Come oggi si può in Siria difendere questo patrimonio culturale inestimabile? È che, come lei ha accennato, ho avuto modo di visitare Malula insieme ad altre autorità ecclesiastiche, cattoliche, ortodosse, proprio il giorno di Pasqua, il pomeriggio della giornata di Pasqua. Era qualcosa, una ferita al cuore, pensando che in genere con le nostre chiese cristiane in tutto il mondo in quel giorno sono ben adornate di fiori, le campane che suonano, e vedere questo scempio, queste distruzioni, ecco, a causa del conflitto, ecco, tra le parti in causa, ecco, monasteri come quelli antichissimi di San Sergio e Bacco e di Sant'Ecla, veramente faceva male al cuore. Ma poi anche qua e là, ecco, tante distruzioni avvenute, parlo del minaretto di Aleppo, per esempio, anche delle moschee. Credo che sia bene, sia doveroso e urgente parlarne, perché veramente è una ulteriore ferita, e direi grave, che è inferta alla Siria. Ecco, ringraziamo così da lontano Monsignor Zenari, anche auguriamo a lui, che rappresenta la Chiesa universale in questo martoriato paese, in questo momento, di poter contare anche sul nostro aiuto, sulla nostra vicinanza, sulla nostra preghiera. Ed ora questa parte dell'incontro è dedicata a questi due esploratori del passato, che io penso che esplorare il passato sia un po' come viaggiare nel cuore profondo dell'uomo. Non so se interpreto troppo, me lo direte, mi correggerete, ma il professor Paolo Mattia, a cui do subito la parola, è professore emerito alla Sapienza, che è l'Università di Roma, e socio nazionale dell'Accademia dei Lincei, e pensate che ha condotto 47 campagne di scavo a Ebla, che ha scoperto questa città, questa incredibile, grandiosa scoperta italiana, e dal 1964 al 2010.
ha scritto numerosi libri, naturalmente, ed è membro di Accademia in Mezza Europa. E così la prego, professore, di prendere la parola e di introdurci a questa meravigliosa avventura nel cuore profondo dell'uomo e come la possiamo vivere anche in un contesto di grande dramma, di grande difficoltà. Grazie comunque per il suo tempo con noi. Una terra affascinante tra mare e deserto, una storia millenaria di civiltà diverse, un patrimonio culturale di ricchezza incomparabile, al centro di un vortice di tempesta che sembra inarrestabile, in cui le tragedie umane appaiono senza fine. Questa è la Siria oggi, dilaniata da un conflitto spietato derivante da contrapposizioni inconciliabili che hanno provocato parecchie decine di migliaia di vittime e molte centinaia di migliaia, o piuttosto milioni, di profughi. Vite spezzate, speranze distrutte, destini annientati. In questa tragedia umanitaria la priorità è riservata ai tentativi di alleviare le sofferenze ormai di milioni di donne e di uomini, ma solo un'attenzione distratta ed episodica è rivolta alle distruzioni, ai danneggiamenti e ai pericoli cui sono esposte le opere di un patrimonio culturale tra i più ricchi del nostro mondo. Un immenso patrimonio dell'umanità ha già subito danni irreparabili, come la distruzione del minareto medievale della moschea Omayyade di Aleppo, l'incendio del souk medievale della stessa Aleppo, i saccheggi degli scavi clandestini a Dur Europos, la città frontiera fra mondo romano e mondo partico, le ferite alle strutture mirabili del Crac dei Cavalieri, la più bella fortezza del Mediterraneo, la città di frontiera, la devastazione del souk ottomano di Homs, i danneggiamenti del castello di Sheysar, i furti al museo archeologico di Hama, gli scavi clandestini su larga scala ad Apamea e alla necropoli di Palmira, l'intenzionale distruzione dei tori aramaici di Aslantash a Raqqa e di una statua reale a Sira, a Tel Ajaja, la devastazione dei monasteri di Ma'lula, mentre perfino Mari ed Ebla corrono ormai rischi notevoli. In un'estrema semplificazione, tre sono i tipi di rischi e di danni che il patrimonio culturale della Siria subisce in larga parte in maniera inattesa per quanto concerne la dimensione dei fenomeni. Il primo è dovuto all'assenza di adeguati controlli del territorio da parte di forze della polizia. Se un tempo ancora non lontano questa assenza determinava solo l'incremento di scavi clandestini a scala ridotta, deplorevoli certo ma non drammatici, oggi essa provoca l'intervento quasi dovunque di bande organizzate, talora a livello internazionale, di scavatori clandestini che procedono su larga scala con mezzi meccanici altamente distruttivi, con protezioni armate sui luoghi di scavo e con connivenze sofisticate per l'esportazione degli oggetti recuperati illegittimamente fuori del paese e l'avvio ai grandi centri del mercato internazionale di antichità. Il secondo è dovuto all'uso da parte di forze armate di siti storici come luoghi per accampamenti di corpi militari o per l'insediamento di comandi militari. Questo fenomeno, ben noto tristemente nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale, fa sì che quei siti, spesso di inestimabile valore storico e artistico,
non solo siano danneggiati per l'uso del tutto improprio, ma soprattutto divengano possibili, se non assai probabili, bersagli di bombardamenti o comunque di attacchi con armi pesanti dagli effetti gravemente devastanti da parte di altre forze armate contendenti. Noi italiani abbiamo presente tutti Monte Cassino durante la Seconda Guerra Mondiale, il crack di Cavalieri in Siria e la cittadella di Aleppo hanno subito dei danni, per fortuna molto ridotti, da questa situazione. Il terzo dei fenomeni è il più grave, è dovuto all'implacabile e cieco odio dell'altro da parte di fondamentalisti fanatici caratterizzati da una identità culturale estrema ed esclusivista, inaccettabile. Questo fenomeno, sostenuto da una totale intolleranza ideologica o religiosa, si è verificato tristemente molte volte nella storia, provocando le più micidiali perdite di opere del patrimonio culturale, in quanto un tale odio intende perseguire l'annientamento totale attraverso la distruzione intenzionale e non accidentale di tutto ciò che è l'identità dell'altro ed è il più devastante ed odioso dei fenomeni che generano perdite al patrimonio culturale. I funzionari della Direzione Generale delle Antichità e dei Musei di Damasco e gli abitanti delle città e dei villaggi di Siria, spesso a rischio della vita, cercano disperatamente quanto eroicamente di arginare i danni, invocando il rispetto dei monumenti da parte di tutti i contendenti e tentando di mantenere un controllo difficilissimo dei siti storici. Alcuni risultati importanti sono stati conseguiti con gruppi di persone della società civile che, in assenza di controlli delle forze dell'ordine istituzionali, polizia, hanno creato forze di volontari che assicurano la protezione di importanti luoghi del patrimonio culturale, come è avvenuto di recente sia a Palmira sia al museo di Marret e Noman, non lontano da Ebla. L'UNESCO si è attivata con sessioni di lavoro tenute a Amman, a Bahrain e a Parigi per bloccare i traffici di antichità dalla Siria, ottenendo l'adesione di Libano, Giordania, Turchia e Iraq, con alcuni clamorosi successi come la restituzione a Damasco di decine di opere bloccate dalla polizia di frontiera del Libano e il sequestro di numerosi oggetti minori alla frontiera della Turchia. Ma è tempo ormai che la vittima dimenticata di questa tragedia, che è il patrimonio culturale della Siria, sull'orlo di un baratro senza ritorno, divenga oggetto di un'attenzione continua e sistematica. La campagna lanciata a Roma per iniziativa di Francesco Rutelli e mia, con adesioni di illustri studiosi di tutta Europa, vuole promuovere una mobilitazione internazionale di presa di coscienza mondiale del problema, di contrasti dei traffici illeciti delle antichità, di sostegno al personale di sorveglianza dei siti, di coordinamento ad ogni azione di controllo, di progettazione dei restauri e dei ripristini dei siti e dei beni danneggiati. La mostra dal titolo Siria, splendore e dramma, che è aperta in questi giorni fino al 31 agosto a Palazzo Venezia a Roma, illustra in modo drammatico la situazione del patrimonio culturale della Siria e vuole essere appunto un richiamo all'attenzione del pubblico italiano, europeo e noi auspichiamo mondiale. Concludo. Come può il mondo della cultura, ma anche della politica, dimenticare quella Aleppo che così cantò
un grandissimo poeta arabo, Abu Alala al-Marri, che forse Dante in qualche modo conobbe, verso il 1000. Versi di Abu Alala al-Marri. Una valle dell'Eden pare Aleppo a chi giunge, ma per chi s'allontana è un fuoco d'inferno. In essa il grande, ciò che è grande, appare superbo, mentre nel rango si eleva il piccolo. Aleppo è talmente straordinaria che il piccolo diviene grande. Tal quale il mare e il fiume Kuwait, che è il piccolo fiume che passa attraverso Aleppo. È come il mare, tanto Aleppo è straordinaria. Ogni singola pietra di Aleppo pare il monte Thabir presso la Mecca. Come può l'umanità di oggi dimenticare una città cantata in questo modo da un precursore di Dante? Grazie. Grazie professore anche per quel punto drammatico che ci ha ricordato, cioè l'odio dell'altro, il desiderio di annientare l'altro, che è una pulsione che veramente alla quale assistiamo sgomenti in questo, soprattutto in questo periodo. Ora il professor Giorgio Buccellati insegna all'Università della California, a Los Angeles, direttore di numerosissime istituzioni, in particolare dell'Istituto Internazionale per la Mesopotamia e l'Altra Siria, conosce perfettamente molte lingue, tra cui anche lingue antiche, ha pubblicato una grammatica strutturale del babilonese, che insomma è un uomo che ha le chiavi di accesso per tutti noi verso il nostro passato, perché ci consente di capire cosa è accaduto, cosa facevano i nostri genitori, i nostri progenitori. E insieme alla moglie Marilyn, che è qui seduta in prima fila, che voglio salutare a nome di tutti, hanno curato questa una bellissima mostra che è in corso qui, che è in corso qui al meeting. Va bene, e ora adesso tutta questa presentazione per dire che il professor Buccellati è un po' l'anima di questo nostro incontro. E allora cedo volentieri a lui la parola, persona, uomo che insieme alla moglie ha lavorato 30 anni in Siria e attorno, in particolare attorno a questo sito di Urkesh, ha pubblicato in riferimento a tutte queste scoperte alcuni volumi negli ultimi 2 anni editi da Yakabook. Prego professore. Grazie Roberto, e comincio in effetti dalle tue ultime parole, da quello che hai detto all'inizio, cioè se l'archeologia può parlare al profondo del cuore. Deve parlare, l'archeologo deve fare da interfaccia tra il passato e il futuro, e soprattutto in quei momenti in cui il tessuto sociale nel quale viviamo, nel quale vive l'archeologia, sembra che si stia disintegrando. Quindi c'è una responsabilità, in altre parole, di andare, come dicevi bene, al di là delle cose, perché c'è una fibra morale che aveva dato origine a queste cose che noi vogliamo cercare di rivivere. Ed è in effetti un poco lo scopo della mostra di per sé e poi di questo incontro quest'oggi, che ci porta proprio al momento cruciale, cioè vale la pena di essere archeologi in un momento tragico come adesso. E vorrei dare una risposta a questo da due punti di vista. Il primo è quello che si riferisce al lavoro fatto dal Direttorato Generale delle Antichità e dei Musei, che è l'equivalente della nostra sovrintendenza. Già Paolo metteva in luce varie attività che loro hanno fatto e ce ne parlerà brevemente tra poco nel video il direttore generale, che purtroppo non ha potuto venire per motivi molto pressanti e analoghi a quelli che hanno impedito a Monsignor Zanari di essere qui con noi. E quello quindi che vorrei mettere in luce è lo spirito con cui il Direttorato delle Antichità
si è impegnato a mantenere e a promuovere il passato. Direi che nella tragicità di questo momento il direttorato sta vivendo davvero un momento glorioso. Sembra assurdo, ma è così. C'è una grande tradizione professionale nel direttorato delle antichità che noi tutti come archeologi che lavoravano in Siria, nel campo in Siria, avevano sempre apprezzato. La burocrazia era sempre secondaria. Quello che contava di più quando si andava nel palazzo amministrativo, che sono gli uffici del direttorato, era l'archeologia. Si andava lì a chiedere un permesso e andava a finire che si parlava di cocci. C'era bisogno di un certo intervento e si parlava di storia. È sempre stato così in Siria. E a differenza, devo dire, di altre istituzioni. Quindi la tradizione era gloriosa e importante. Ed è una tradizione che stanno portando avanti ora con una luminosità proprio tutta nuova, perché è una luminosità che si fonda sul coraggio. Ci vuole coraggio a restare al proprio posto dopo 4 anni dissanguanti. Ci vuole coraggio a mantenere un'attività che sembra solo di una routine, potrebbe sembrare essere di una routine inutile, ed è invece investita di tutto un significato nuovo. È veramente un modello per il mondo, a me sembra, il direttorato delle antichità. Ed è un modello che ci insegna molto. Si vede spesso un atteggiamento che in fondo a me sembra un po' colonialista in Occidente, di voler andare a insegnare come si fa a proteggere il patrimonio. Lo stanno facendo loro molto molto bene, nella misura del possibile. Non voglio, padre Pizzaballa l'altro giorno, forse alcuni di voi l'hanno sentito, diceva di non essere un buonista. Anch'io non voglio essere un buonista, però allo stesso tempo è sbagliato ignorare gli aspetti positivi di quello che sta succedendo e di quello che stanno mettendo in opera. E quindi in questo senso che è un modello per il mondo. Non vi sto a dire particolari perché ci vorrebbe un po' troppo tempo e anche perché in parte ne parlerà il direttore generale tra un attimo. E voglio proprio soprattutto sottolineare questo aspetto in un momento in cui il direttorato generale è sostanzialmente isolato. Sapete, un'altra cosa, mi rivolgo soprattutto a Paolo e agli altri colleghi che sono qui. Bisogna riconoscere che il direttorato sta difendendo i nostri siti. Noi abbiamo la concessione di scavare, ma non siamo là a proteggere i siti adesso. Chi lo fa per noi, in fondo, sono i funzionari del Dipartimento, che appunto non sono funzionari in questa veste. Sono veramente colleghi che sentono profondamente la necessità morale di quello che bisogna fare. E i tre colleghi che vi parleranno tra poco ne sono uno splendido esempio. E poi, per concludere, un altro aspetto, che questo è molto piccolo perché si riferisce al nostro lavoro, ma che vi dà un'idea dell'impegno e di quello che l'impegno nelle cose piccole può potenzialmente ottenere anche nelle cose grandi. Abbiamo sentito prima, credo, in quello che diceva il signor Zanari, la parola mosaico. La Siria è certamente un mosaico di identità diverse. Ma vedete, il mosaico non sono le singole tessere, il mosaico è la composizione totale ed è quello che la Siria sta, a me sembra, vivendo adesso. La ricerca di una identità nazionale che si fonda sulle realtà particolari, in un modo molto tormentato, combattuto, ma che spero veramente abbia l'esito più positivo possibile. Nel nostro piccolo, e possiamo, se la regia può mandare in onda un video, nel nostro piccolissimo mondo di Tel Mozan, che è il sito dove scaviamo, abbiamo sviluppato una serie di attività che erano iniziate prima
del 2011, quindi prima dei grandi disordini, e sono delle piccole attività che però continuano a tuttora. Quello che vedete adesso è stato filmato 2 settimane fa. Siamo in contatto quasi giornaliero con i nostri assistenti di Mosan. Questo è Ibrahim Khelu, che ci sta mostrando la situazione della grande scala monumentale del Tempio e del modo in cui la proteggevamo noi, in cui abbiamo insegnato noi a loro di lavorare e il modo in cui continuano a farlo. E questo che a me fa una grande impressione, il fatto che non ci sia nessun senso di fatica, che dopo 4 anni Ibrahim ci possa mostrare in questo modo le piccole fessure tra le pietre o lo stato attuale dei muri in mattone crudo che continuano a proteggere è commovente, oltre ad essere di gran conforto, perché in effetti tutte le strutture sono preservate dalle intemperie che a questo punto avrebbero ridotto questi muri a un niente, non ci sarebbe assolutamente più niente se non fossero stati preservati in questo modo. È anche bello la semplicità, infatti era una delle nostre mire di avere il sistema più semplice possibile di protezione ed ha funzionato proprio perché loro possono continuare a farlo pur non avendo accesso. E vedete quelle piccole toppe che adesso lui mostra con un senso di orgoglio. È l'arte povera della conservazione, ma l'arte efficace. E gliel'ho detto io, dice, non, invece di spendere soldi in tende nuove, rattoppatele. L'importante a questo punto, dato che non ci sono turisti, come potete immaginare, è l'importante di proteggere le strutture antiche. E guardate non c'è l'audio, cioè l'audio c'è ma non lo sentiamo, ma l'orgoglio con cui ci mostrano tutto questo è apparente anche solo dal video. Qui ci mostra un muro che era particolarmente danneggiato e che già noi avevamo coperto e ci dice l'anno scorso abbiamo rimpiazzato questa copertura che stava disintegrandosi. Ecco, è questa umiltà del lavoro continuo, efficace, della fedeltà al lavoro che è importante. Amina Mamo è una donna del paese di Mosan, sposata in un altro paese, e è in un certo senso quella che si occupa, che dirige un gruppo di una trentina di donne, a cui con l'aiuto dei funzionari del Dipartimento delle Antichità che sono andati lì quando noi non potevamo andare, con il loro aiuto hanno sviluppato un sistema di produzione, diciamo, artigianale, così come lo facevano prima, ma in maniera più organica. Non vediamo le loro facce, ma in un certo senso le mani sono altrettanto indicative di questa umiltà, dicevo prima, di questo senso di non mettersi in mostra, ma di produrre delle cose delle quali sono orgogliose. E nel testo questa donna dice: l'aiuto materiale è importante, ma l'aiuto morale che ci avete dato lo è ancora di più. Belle parole, veramente. E tra l'altro, belle cose che ci arrivano, pensate un po', le mettono queste donne in un sacco di plastica nera, che è quella che si usa per la spazzatura, e lo mandano in quel modo tramite un autobus con grandi difficoltà a Damasco, dove lo stesso sacchetto viene messo in un involucro un po' più, diciamo, convenzionale e ci arriva in quel modo in Italia. Anche qui l'orgoglio della varietà, poi, vedete quanta creatività c'è nei modelli che riescono a fare. E l'audio, che purtroppo non possiamo sentire perché è tutto in arabo, ma è altrettanto commovente, si sente proprio dal tono della voce come si sono identificati, come questo è diventato un pochino il senso della continuità e anche appunto della continuità nel senso di trasmettere un patrimonio intangibile, la capacità di fare queste cose
agli altri. Bambole, ci sono tante belle bambole, le vedete alcune nella mostra, se non ci siete già andati dovete proprio andare a vederle. Il bello di questo è appunto che l'intenzione nostra era quella di sviluppare una dimensione economica nei villaggi e il fatto che riusciamo a continuare a farlo è di grande conforto per noi. Il terzo e ultimo breve segmento è di Hammade. Hammade era l'assistente di Marilyn nel lavoro alla ceramica e ha imparato moltissimo, è bravissimo nell'analisi dei cocci. Quando siamo Marilyn e io siamo andati l'ultima volta nel dicembre del 2011, abbiamo, con l'autorizzazione del Direttorato delle Antichità, portato una buona parte dei cocci che avevamo scavato ma non ancora studiato nel suo cortile, dove lo vedete ora lavorare. E vedete anche qui questo orgoglio umile, leale, fedele, continuo, costante. È veramente di grande commozione. Qui ci sta sottolineando il fatto che questi cocci piccoli come sono li può, da un lato, descrivere in maniera tecnica, e lo fa in maniera veramente perfetta grazie all'insegnamento di Marilyn, ma dall'altro ci dice anche come viene tutto messo in correlazione, e quello che ci sta facendo vedere adesso, e insiste, al posto dove è stato trovato, c'è stato scritto la stratigrafia. Quindi tutta questa analisi questo non possiamo farvi vedere tutto, ma le sue analisi che sono in quei fogli che vedete davanti vengono messe dagli stessi, da altri assistenti sul computer tra il villaggio stesso di Mozan e la città di Kamishli e poi ci vengono mandati per via internet e li riceviamo, come dicevo, quasi settimanalmente, ma certo mensilmente. E di nuovo questo sorriso, pensate, è 2 settimane fa questo, lo sottolineo, è uno di tantissimi che abbiamo avuto nel corso di questi anni, che dopo 4 anni si possa ancora vedere questo, e questo suo gesto era proprio quello con cui volevo concludere. Grazie. Grazie. Ora viviamo il secondo atto di questo nostro incontro, che è con alcuni nostri amici che ci hanno raggiunto dalla Siria, dicevo, in modo fortunoso e turbolento. Il direttore generale delle antichità e dei musei, Mamoun Abdul Karim, non è riuscito a raggiungerci, come aveva anticipato il professor Burcellati, e ci ha inviato un suo messaggio video, un breve messaggio video, 4 minuti, che ora ascolteremo. E subito dopo andrò a presentare i nostri amici, i nostri ospiti dalla Siria. Allora la regia può mettere in onda il video del direttore Abdul Karim. A nome della Direzione Generale delle Antichità e dei Musei del Ministro della Cultura in Siria, è un piacere per noi partecipare a questo grande evento culturale, il Meeting di Rimini 2014, e darvi un'idea della situazione attuale del patrimonio culturale siriano durante la crisi siriana. Vorremmo ringraziare il comitato organizzatore di questo evento culturale per aver invitato la Direzione Generale delle Antichità e dei Musei a partecipare. E vorremmo anche ringraziare il professor Giorgio Buccellati e la professoressa Marilyn Buccellati. La Siria è stata la culla di alcune delle più antiche civiltà del mondo. Questa ricchezza è adesso in pericolo per via della crisi che ha colpito il paese da oltre 3 anni. Alcune intere città siriane, alcuni castelli e molti siti archeologici sono stati soggetti a danni e distruzioni. Dopo gli eventi dolorosi del paese in assenza e l'assenza in alcune regioni di adeguate istituzioni governative e autorità archeologiche, il pericolo incombe sui siti archeologici ed è un pericolo sempre in crescita. Alcuni di questi siti stanno assistendo ad attacchi molto violenti e pericolosi per via dell'aumento degli scavi illegali sistematici effettuati da bande armate di saccheggiatori con la collaborazione di centinaia di persone assoldate in Siria e anche nei paesi limitrofi, che minacciano i residenti con
con le armi affinché non interferiscano. E poi c'è l'impatto diretto della guerra. Alcuni siti archeologici sono stati trasformati in campi di battaglia. In questo processo la rappresentazione dell'uomo nell'arte viene distrutta da gruppi estremisti che hanno l'intento di radicare queste testimonianze uniche della diversità culturale della Siria. In alcuni casi le persone che sono state sfollate per via dei conflitti hanno trovato rifugio nei siti archeologici. 6 siti sono registrati nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e tutti sono stati elencati e sono stati denunciati come in pericolo di danni o distruzioni nel giugno 2015. Per quanto riguarda i musei, per esempio quelli di Deir Tiè e Raqqa hanno sofferto tantissimo. Alcuni manufatti sono stati rubati da Marat al Numan e dal Museo delle Arti Popolari di Aleppo e dei musei di Hama e Afamia, dove per fortuna c'è stata la sottrazione soltanto di un manufatto. Per il resto le raccolte degli altri musei sono state messe al sicuro prima che potesse essere effettuato ulteriore danno a tutte queste collezioni. Ci siamo poi posti 5 obiettivi principali. Innanzitutto sensibilizzare. Abbiamo cercato di unificare le visioni di tutti i siriani per quanto riguarda il loro passato culturale. Dobbiamo difendere e proteggerlo perché rappresenta quello che ha sempre tenuto insieme il nostro popolo. Abbiamo chiesto a tutti i siriani di assumere responsabilità e occuparsi della salvaguardia del patrimonio archeologico. In secondo luogo, il nostro personale deve essere coeso a tutti i livelli. Grazie a questa visione, il lavoro della nostra direzione generale è stato professionale, scientifico ed efficace. I nostri funzionari sono stati sempre uniti e i loro sforzi hanno portato a successi in tanti casi e in tante regioni. E quindi abbiamo fatto degli sforzi continui per ridurre l'impatto della crisi attuale sulle antichità e siamo riusciti con successo a diversi livelli grazie ai nostri sforzi. Terzo, la professionalità. La nostra direzione fa appello a tutte le parti in causa per evitare e rispettare i siti archeologici e la loro santità, visto che riteniamo che siano importantissimi e riteniamo che abbiano una importante sacralità, fonte di orgoglio per tutti i siriani, poiché sono siti unici al mondo. In quarto luogo abbiamo la necessità di prevenire i danni e controllarli. Dall'inizio di tutte le problematiche abbiamo sempre sviluppato una campagna aggressiva, proattiva per proteggere i siti e i musei. Questo va evidenziato ancora di più. Abbiamo risposto immediatamente alle minacce, ci siamo attivati sin dall'inizio e l'abbiamo fatto proprio tenendo a pieno regime tutto il nostro corpo di funzionari e guardie che vengono e sono pagati tuttora e sono stati sempre pagati senza alcuna interruzione. Quinto punto, apertura alla dimensione internazionale. La Direzione Generale ha mantenuto un'attiva collaborazione con tutte le agenzie internazionali che si occupano della protezione delle antichità. Da un lato si è contribuito al tenere aggiornato l'inventario dei danni e degli oggetti potenzialmente in pericolo. E poi abbiamo anche attratto l'attenzione di coloro che sono preposti all'applicazione delle leggi, collaborando con loro per arrestare il traffico illecito di manufatti che sono stati esportati dal paese. Un altro aspetto molto importante è la collaborazione internazionale che sicuramente riguarda la continuazione delle spedizioni estere nel nostro paese. Abbiamo avuto anche questa voce da Damasco. Ora vorrei introdurre 3 direttori delle antichità, queste persone che delle quali parlava il professor Buccellati, che proteggono, che lavorano, che si impegnano giorno e notte, che sperano contro ogni speranza, potremmo dire in un certo senso,
per salvaguardare questo patrimonio che è appunto patrimonio umano, patrimonio dell'umanità vuol dire patrimonio umano, patrimonio mio. Allora presento il professor, il dottor Ghazi Alolo, che è direttore delle antichità della regione di Idlib in Siria, di cui fa parte, se ho capito bene, il sito di Urkesh, di Ebla, quindi dove ha lavorato a lungo il professor Mattia. Il dottor Alolo ci rivolgerà un breve saluto, un breve discorso. Poi, sempre qui in prima fila, abbiamo il dottor Khalid Masri, direttore delle antichità della regione di Aleppo, la città di cui abbiamo sentito parlare poco fa e che vive questa tragedia anche di una perdita, così tremenda del proprio passato, e il dottor Elias Suleiman, direttore delle antichità della regione di Kamishli in Siria, dove appunto è il sito di, dove si trova appunto il sito di Urkesh, dove Giorgio e Marilyn Buccellati hanno lavorato tanto a lungo e che abbiamo visto qualche accenno in queste immagini. Prego dottor Alolo, parlerà in arabo, ma avremo l'oversound, la traduzione in italiano, curata peraltro, lo posso dire, da un nostro amico siriano a sua volta, che è il principale collaboratore del nostro caro amico e giornalista Gianni Calessin, che ogni volta che va in Siria si appoggia a questo amico e professore di italiano che abbiamo conosciuto, che è qui con noi in questi giorni, che si chiama Saman Daoud, e lo voglio ringraziare per questo suo aiuto al nostro incontro. Prego. Masa al khair. Buonasera a tutti. Ringraziamo tutti i nostri benvenuti. Anche ringrazio il professor Buccellati e la sua signori e signori. Dopo un periodo di tranquillità e benessere che ha avuto la Siria durante alcuni decenni, ci siamo trovati davanti a una crisi pauroso che ha dominato una gran parte dell'area siriana. È stata una forte scossa che si riflessa sul patrimonio culturale siriano. Tanti dei nostri siti che si trovavano nelle zone del conflitto sono finiti per essere danneggiati, saccheggiati, ed abbiamo iniziato a vedere delle bande di contrabbandieri cioè è stato accompagnato anche da un movimento di creazione dei reperti falsificati. Attualmente la nuova direzione dei beni culturali sin dall'inizio del suo operato ha cercato di diminuire l'effetto collaterale sui reperti storici. E sono state prese decisioni forti tramite le quali si è riusciti a mantenere solidità e unità. E si è lavorato con tutti i membri della direzione che si trovavano in tutto il territorio siriano con uno spirito di team. Perché la nostra politica fin dall'inizio era tesa a creare una unica visione siriana
verso i propri beni culturali. Con delle sue varie etnie, confessioni, appartenenze, attese ad allontanare questi beni dalle dispute ideologiche e politiche. Abbiamo lavorato con uno spirito di un team unito partendo dalla nostra consapevolezza che attaccare i nostri beni culturali significa in pratica attaccare la nostra identità nazionale. Per cui abbiamo portato questa idea con grande passione e con lavoro faticoso. In questo senso, la Direzione Generale dei Beni Culturali e Musei si è mossa con grande sforzo per conservare questa cultura ereditata. Signore e signori, noi stiamo lavorando in una situazione eccezionale e in uno stato in cui manca la sicurezza. La nostra equip archeologica solo con molta fatica riesce a raggiungere i luoghi del proprio lavoro e dobbiamo affrontare tanti problemi ed impedimenti. La vita dei nostri membri è sempre a rischio. Tante che abbiamo perso dei nostri impiegati che sono morti per un nobile scopo. Tutto quanto per conservare i nostri beni e per minimizzare i danni. Noi viviamo quotidianamente nella sofferenza e sotto fortissima pressione. Vi cito alcuni esempi. Per esempio, un guardiano dei beni culturali che lavora nella periferia ovest di Aleppo, che dista 20 km dal centro della città, deve procurare una strada per cui impiega 11 ore per raggiungere il suo posto di lavoro. Ovviamente percorrendo solo le strade sicure. In questo modo usa la metà del suo stipendio per pagarsi i mezzi del trasporto. Considerando che prima di questa crisi lui ci impiegava 20 minuti per recarsi al lavoro. In tante circostanze un guardiano nostro spesso compie lunghe distanze a piedi per mancanza di mezzi e di trasporto o per il costo altissimo del carburante. Oppure sta davanti al bancomat per ore perché gli manca la corrente elettrica.
anche non può usare il mezzo che appartiene alla nostra direzione, perché deve nascondere la propria identità davanti a tutti. Viceversa, metterebbe se stesso in fronte al pericolo di essere ucciso o rapito, perché lui rappresenta per loro lo Stato siriano. I nostri impiegati lavorano in una situazione dura, in ambiente dove manca comunicazioni, energia, in una situazione economica difficile. A causa dei prezzi alti di tutti i beni, per cui i nostri lavoratori osservano tutto ciò che sta accadendo con alta professionalità e mandano i loro resoconti alla nostra direzione. Onorevoli signori presenti, io con i miei colleghi, con sofferenza e fatica, siamo riusciti a venire qui per raccontarvi con fedeltà e sincerità tutto ciò che sta succedendo nel nostro paese. Venire qua comporta per noi un altro rischio. Abbiamo impiegato tanto tempo e tanta fatica. Abbiamo dovuto viaggiare per ore sulle strade secondarie, non tanto sicure, per riuscire a raggiungere Damasco e da lì Beirut. Le nostre priorità come direzione generale sotto sono di proteggere i musei e di assicurare quello che c'è assicurare quello che c'è dentro, perché sono obiettivi per tante bande criminali أو للمتطرفين الذين ينعتوننا بأننا حماة الوثنية ومقدسي الأصنام. O di quegli estremisti che ci chiamano i difensori e santificatori delle statue. لقد بذلنا جهدا كبيرا في نقل الكثير من القطع الأثرية. Abbiamo speso tanto impegno per trasportare tanti dei reperti archeologici إلى أماكن آمنة. In zone sicure. وتم اخيرا نقل محتويات متحف حمص ومحتويات متحف دير الزور. E per ultimo abbiamo trasportato i reperti dei musei di Homs e di Deir Zor. الذي يزيد عدد قطعه عن 10,000 قطعة أثرية. Parliamo di oltre di 10,000 pezzi. لقد اتصلنا بالمجتمع المحلي. Siamo riusciti a stimolare la società locale في الكثير من المناطق الساخنة nelle zone calde والخارجة عن سلطة الدولة che si trovano fuori dal controllo dello Stato وقد وقف أبناء المجتمع المحلي per affrontare e bloccare بكل أطيافه بالتصدي لمحاولات الاعتداء على المتاحف tutti quelli che cercano di aggredire e assaltare i nostri musei وقاموا بحمايتها في متحف معرة النعمان ad esempio al museo di Marret el Numan الذي يضم مجموعة نادرة من اللوحات الفسيفسائية che contiene una rara collezione di mosaici تصدى أبناء المدينة بشجاعة لمحاولة اقتحامه il popolo è riuscito a bloccare queste bande ونجحوا حتى الآن في حمايته e conservare tutti i reperti كذلك هو الحال في كل من متحف حماة وإدلب.
La medesima cosa è accaduta ai musei di Hama e Idlib, che contiene i tesori di Ebla. Per finire, da questo pulpito, chiedo alla comunità internazionale in tutte le sue istituzioni di aiutarci nella nostra fatica che stiamo affrontando per proteggere i nostri beni culturali, che sono parte dei tesori di tutta l'umanità. Grazie. Grazie. Grazie, dottor Alolo. Grazie. Ringrazio con lui di nuovo i nostri amici Khalid Masri e Elias Suleiman. Ed ora il dottor Alolo ha citato la città di Homs, ed è proprio da questa città che viene padre Ziad Hilal, con cui vivremo questo, il terzo atto del nostro incontro, che è direttore, come dicevo, del progetto Medio Oriente e Nord Africa del Jesuit Refugee Service, che è il servizio gesuita di accoglienza e di protezione dei rifugiati, e ha vissuto moltissimi anni, ha studiato molti anni in Francia, dove ha conseguito un master in teologia e uno in educazione, ed è proprio l'educazione la sua vocazione, possiamo dire, perché pensate, era tornato in Siria per un'attività di formazione all'educazione, però l'attività in nome di questa vocazione all'educazione, e dopo poco tempo è scoppiata la guerra e così è cambiata anche la sua vita. Allora lo ringraziamo di essere qui con noi di nuovo e ascoltiamo quello che ha da raccontarci, un'esperienza veramente eccezionale nella sua drammaticità, e anche padre Hilal si servirà di video e foto per aiutarci a entrare con lui in questa, a condividere con lui l'esperienza che sta facendo. Grazie. Grazie. Sono felice di essere con voi oggi. E innanzitutto vorrei ringraziare tutto il comitato organizzatore a cui devo questo invito e anche il nunzio apostolico Monsignor Zenari della Siria, che mi ha appunto chiesto di venire qui. Adesso ho scoperto che il nostro vescovo della Siria è presente fra di noi, George Buchazen, presente, e vorrei cogliere questa occasione per salutarlo. A partire dal vostro tema, il destino non lascia l'uomo solo, io vorrei condividere insieme a tutti voi la nostra esperienza in Siria e soprattutto nella città di Homs. Da un lato, questo dimostra la fine della vita e la fine del mondo, dell'esistenza, a causa dell'odio, a causa della violenza, della distruzione massiccia di un paese, di un paese conosciuto e famoso per il suo ricchissimo patrimonio culturale, le sue vestigia, la sua civiltà di fama mondiale, come abbiamo appena sentito nella trattazione dei due professori. Sfortunatamente, oggigiorno i media mostrano solamente la prima parte di questa tematica, la fine del mondo. È l'immagine cupa che si vuole trasmettere all'intero mondo.
senza però proiettare l'immagine positiva, l'immagine bella di un paese noto per tutta la sua ricchezza museale umana, la sua ricchezza culturale, che dimostra che il destino non lascia l'uomo da solo. Vedremo adesso un video su il nostro operato di JRS ad OMS. Questo video sottolinea l'importanza della società civile in un momento di conflitto. E chiedo alla regia di mandare il video. È iniziato tutto nell'aprile del 2012, quando la maggior parte degli abitanti di OMS hanno abbandonato la città. C'era l'idea di avviare un progetto per tutelare i bambini, per riunire le famiglie e costruire la pace e la riconciliazione in questa regione. Ad OMS, nei quartieri di OMS, abbiamo cominciato con alcuni bambini. Oggi abbiamo 11 centri educativi e di supporto psicologico basati sulla riconciliazione e la pace. Abbiamo parecchi volontari, abbiamo anche altri centri, il centro per il supporto umanitario. Abbiamo cominciato con 50 famiglie, oggi ne abbiamo 6.000, 3.000 ad OMS e 3.000 nella regione. E abbiamo anche il terzo centro, il centro per i portatori di handicap mentali. Abbiamo cominciato con alcuni soggetti, oggigiorno abbiamo 3 centri e 65 persone con questi problemi. Tutto questo è cresciuto grazie all'aiuto umanitario, grazie all'aiuto delle associazioni che ci aiutano costantemente. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare JRS e altre associazioni di questo aiuto costante e continuo nel tempo. Il centro educativo e di supporto psicologico e sociale è stato fondato nel 2012, proprio quando è scoppiata la crisi. Il centro ha cominciato con un centinaio di bambini di qualsiasi religione e fede, senza alcuna differenza. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri bambini uno spazio di pace, di speranza, di riconciliazione e di convivenza positiva. Abbiamo cominciato con 3 bambini, oggi ne abbiamo oltre 60 in 3 centri, al Mujales e al Darivia. La nostra priorità sin dall'inizio è stata quella di offrire un accompagnamento personalizzato affinché si accettino così come sono, per sfruttare le loro capacità. Per questo noi seguiamo un programma pedagogico e rispondente ad ogni bambino. Vogliamo aiutare i bambini per il futuro affinché possano prendersi in carico ed essere delle persone attive in seno alla comunità. Il centro svolge quindi un ruolo positivo non solo per i piccoli, ma anche per le loro famiglie. È un segno di pace, di riconciliazione per costruire il nuovo mondo. Thank you.
Grazie. Voilà. Merci. Grazie. È il nostro operato JRS con e per l'uomo in Siria. E adesso vorrei sottolineare la rilevanza della nozione della sicurezza. È molto importante avere la sicurezza, proteggere, tutelare la vita della città. È il ruolo di ogni governo, di qualsiasi autorità, delle forze di polizia. Ma poi arriva la guerra. Chi può tutelare, chi può proteggere la vita dell'uomo, della città? Tutto questo si è indebolito proprio a seguito della violenza. E abbiamo appena sentito il pericolo che corrono i siti archeologici. Quindi bisogna andare verso la società civile. È l'unica che potrebbe aiutare gli uni e gli altri. In questo senso possiamo capire la rilevanza degli interventi, delle azioni civili che dovrebbero svolgere e sostituire qualsiasi mancanza sul versante appunto della sicurezza, al fine di avere rispetto nei confronti di ogni cittadino e quindi salvare, dicevo, la diversità culturale, religiosa e il diritto dell'altro al fine di poter esprimere il proprio credo, la propria preghiera, la propria cultura, il proprio modo di vivere, il proprio diritto di pensare e rispettare qualsiasi cultura religiosa e i luoghi santi, i luoghi religiosi e i siti archeologici, senza poi parlare dell'importanza della tolleranza. Questo ruolo dovrebbe essere svolto dalle personalità della cultura, da parte degli intellettuali, dei pensatori, dei religiosi e degli educatori. E questo è la base della risurrezione della città, della pace. Questa cultura sociale della società è l'unica che potrebbe veramente mantenere la sicurezza e quindi portare a vivere la pace e la tranquillità, allontanando lo spirito della guerra e della violenza. E questo allo scopo di evitare una divisione di questo bellissimo mosaico che è appunto la Siria. Qualsiasi sorta di divisione confessionale, sociale, etnica. Il nostro ruolo oggigiorno è più che mai è quello di capire l'importanza di rispettare gli uni e gli altri, di essere incarnati in questo paese, cristiani e musulmani, senza perdere la nostra identità religiosa. Quindi i vari gruppi si devono capire, devono trovare un accordo al fine di vivere in pace e quindi salvare la società civile.
non presento solo i cristiani, presento tutti i cittadini, tutte le persone della Siria. Ma come sacerdote vorrei parlare un po' del nostro ruolo come cristiani in Siria. Io condivido quello che ha detto il Monsignor Zenari nel suo messaggio. Il messaggio dei cristiani è il messaggio della Bibbia. Non abbiate paura. È essenziale nella nostra vita. Il verbo del Signore incarnato è venuto e vissuto tra di noi. Nel Vangelo il Maestro dice opero e mio padre opera, anche egli. E anche a noi spetta operare per la pace e per la riconciliazione. Pensate alla presenza dell'uomo. È leggere anche il passato dell'uomo. Abbiamo appena sentito il professor Buccellati e il professor Mathieu che sottolineano l'importanza della società civile in Siria. Salvare la Siria significa salvare l'uomo. E se il mondo è comitato internazionale, e se la comunità internazionale e il mondo hanno dimenticato il popolo siriano, non dovrebbero dimenticare il tesoro della civiltà siriana. È un messaggio questo per salvare questo bellissimo paese chiamato Siria. Il nostro ruolo oggigiorno come gesuiti non è solo operare per la parola o attraverso la parola o attraverso l'azione, ma è anche dare la vita al nostro popolo siriano. L'esempio di padre Franz van der Lucht, gesuita, che è stato atrocemente assassinato il 7 aprile 2014 nella nostra residenza ad Homs, testimonia questa realtà, che la violenza e l'odio non possono forzare il destino dell'uomo a lasciare il proprio posto, il proprio paese, la propria culla. E vorrei salutare padre Franz van der Lucht e tutti i siriani che hanno deciso di rimanere, di restare, di rimanere nel paese, proprio per salvare la civiltà del nostro mondo e sapere che i nostri tesori sono ancora lì custoditi in Siria. Grazie a tutti. Veramente questo ricordo di padre Franz, come ha detto padre Hilal, assassinato nello scorso aprile, è un punto di grande commozione di questo nostro incontro ed è proprio nel ricordo di questa grande testimonianza di una persona che ha dato la vita per quel popolo in quella situazione, in quel contesto e ha desiderato e ha voluto rimanere lì, che vorrei concludere questo nostro incontro che vede anche in questa testimonianza una luce nel cammino, una luce nell'oscurità, in questo viaggio che abbiamo compiuto tra vecchio e nuovo mondo, tra la fine del mondo, è stato detto
prima, e la nascita del mondo, tra l'odio dell'altro, come diceva il professor Mattie prima, e il coraggio di sfidarlo, questo odio, come ha ricordato il professor Buccellati. Allora, grazie e buon proseguimento del meeting. Grazie ai nostri ospiti e ancora grazie ai nostri amici dalla Siria. Grazie, ma you didn't have the...